Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: all'isola dei famosi un naufrago è stato costretto ad abbandonare l'Honduras per un problema di salute. Ecco di chi si tratta. Ritiro Isola dei Famosi. Durante la puntata di giovedì 14 aprile dell'Isola dei Famosi sono tante le dinamiche che hanno tenuto incollati milioni di telespettatori che da un mese a questa parte seguono le vicende dei naufraghi di questa edizione. Isola dei Famosi, naufrago costretto ad abbandonare il gioco. Inizialmente si è assistito all'eliminazione di Gustavo Rodriguez, che è uscito sconfitto dal televoto contro Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, risultando il meno preferito dal pubblico e quindi di conseguenza ha dovuto lasciare l'isola principale per poi spostarsi su Playas Gamada. Qui ha ritrovato alcuni suoi ex compagni di gioco, Clemente Russo, Lori Del Santo e Marco Cucolo, che sono rimasti sulla spiaggia dopo aver superato un televoto, da cui Marco Cucolo è stato esente per via di aver pescato un bastoncino di legno senza segno nero che gli ha dato l'immunità. Ad aver dovuto lasciare il reality e a tornare direttamente in Italia senza altre possibilità di rimanere in gioco è stata Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello VIP, scatenando molte polemiche da parte degli spettatori che avrebbero preferito l'eliminazione di Clemente Russo. Successivamente, abbiamo assistito ad alcune prove, la prima che ha visto vincere la squadra dei Cucaracha, che si sono aggiudicati farina, uova e patate, e successivamente ad una prova che ha visto vincere Carmen Di Pietro, che ha mangiato assieme ai suoi compagni della pasta col sugo. Subito dopo, Guendalina ed Estefania, in rappresentanza delle loro squadre, hanno sostenuto la prova del girarosto con la vittoria della modella argentina, che ha scelto di sottrarre dalla squadra avversaria Laura Maddaloni, dando in cambio Edoardo Tavassi anche per poter farlo stare assieme a sua sorella. Isola dei Famosi, concorrente costretto ad abbandonare il gioco per motivi di salute. Per quanto riguarda la prova leader, invece, Nick Luciani ha vinto la gara di apnea contro Blind, dando così l'immunità alla sua squadra e mandando in nomination alcuni componenti dei Tiburon. I problemi di salute del concorrente che si è dovuto ritirare. Ad andare così al televoto che verrà chiuso lunedì 18 è stato Jeremias Rodriguez per via delle nomination degli altri naufraghi e la coppia formata da Estefania e Roger per scelta del leader. Durante la puntata è stata assente Giovanna Georgievic, che, come ha spiegato Ilary Blasi, è stata costretta a lasciare il reality per via di un problema di salute che non è stato svelato. Isola dei Famosi, concorrente costretto ad abbandonare il gioco per motivi di salute. La donna aveva una gran voglia di mettersi in gioco e nella scorsa puntata era finalmente riuscita a poter approdare sull'isola principale, dove voleva dimostrare le sue capacità. Giovanna sarà presente in studio nelle prossime puntate e potrà spiegare ai telespettatori cosa le è accaduto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.